È stato presentato a Palazzo dei Nobili a Catanzaro il nuovo piano della mobilità del centro storico che prevede una nuova e diversa regolamentazione della circolazione veicolare nel cuore della città. Ad illustrarne i dettagli sono stati il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alla mobilità Giovanni Merante, affiancati dal vicecomandante della polizia locale Amedeo Cardamone e dal tenente colonnello Salvatore Furriolo. La definizione del piano arriva al termine di un confronto condiviso secondo l'amministrazione, avviato per recepire istanze e necessità di commercianti, organizzazioni sindacali ed associazioni. Il nuovo piano, ha commentato Abramo, è stato stilato a fronte delle numerose richieste pervenute negli ultimi mesi e si inserisce in un percorso volto a rendere più agevole la viabilità e l'accesso nel centro storico. Sia Abramo che Merante hanno rimarcato più volte che il piano è stato condiviso con i commercianti del centro storico. Sindaco, quali saranno le novità di questo nuovo piano sul traffico? Tantissime, perché sono l'inversione di marcia di Corsa Mazzini, auspicato da tantissimi catanzaresi, perché è il modo più facile per raggiungere il centro storico, la piazza Matteotti, senza fare il giro e partendo dalla parte sud della città, del centro storico. Una serie di, sicuramente di inversioni anche nelle vie laterali, e un miglioramento anche del sistema dei parcheggi, abbasseremo anche la tariffa, ma soprattutto ormai in funzione alla funicolare, quindi il nostro auspicio è che i catanzaresi la utilizzano tantissimo e poi aprirà anche il parcheggio di Bella Vista, quindi una dotazione di parcheggi che permetterà sicuramente di svuotare un po' dalle macchine il centro storico e poi una maggiore definizione di quello che è l'arredo urbano, una migliore collocazione degli arredi urbani. Sì, un piano condiviso, ha detto benissimo, perché questa linea guida ci è stata imposta sin dall'inizio, appena abbiamo iniziato chiaramente le consultazioni da parte del sindaco Abramo, che ha voluto che questo piano del traffico, ricordo, il nuovo piano della mobilità del centro storico di Catanzaro, fosse, come dire, consultato quotidianamente e condiviso, con le organizzazioni sindacali, con i cittadini, con i commercianti e con tutti coloro che hanno voluto in questo anno e 2 mesi dare un contributo perché si facesse una cosa buona, non si facesse una cosa temporanea e tantomeno si facesse una cosa, un riproporsi di problematiche sui flussi veicolari che non pochi problemi hanno creato alla nostra città e al nostro centro storico.